contesto veramente d'eccezione, quello di Vis Juridica e Vis Juridica Creativa. Intanto siamo in compagnia della dottoressa Antonella Freno, presidente di Italide, che è qui con noi per parlare di un premio talmente importante che l'ha vista protagonista in qualità di premiante, ma non solo, anche di colei la quale ha fatto delle proposte di candidature che poi sono state vagliate naturalmente dal comitato che ha deciso per il sì. Allora, intanto motiviamo le sue candidature, dottoressa. Assieme ad Antonella Sotira, presidente di IUS, abbiamo immaginato di proporre delle candidature che fossero esemplari dei valori proprio insiti alla mission del premio, ossia dei valori caratterizzati da una vocazione, da una pratica sia di giustizia che di legalità come condizione primaria proprio di un'esigenza di vita. Con orgoglio abbiamo proposto candidature importanti, tra cui insomma tutta la serata ricca di personalità di particolare valore, impegno, dedizione, passione, le più variegate negli angoli più diversi dell'impegno sociale. Parliamo di Giorgio Marchesi, attore di cinema, teatro e televisione, che questa sera è stato proprio premiato anche e soprattutto perché al di là del personaggio c'è una persona che crede ed opera con la convinzione che gli ideali di valori siano una pratica di vita e che i valori si costruiscono assieme anche attraverso strumenti importanti quali il cinema, quali la televisione, che svolgono una funzione insieme educativa e catartica. E abbiamo anche immaginato di costruire con il Presidente della Commissione Giustizia del Senato, il Senatore Nico D'Ascola, anche un percorso che sia espressivo di una Commissione, ma soprattutto di un Parlamento che si riappropri di una nuova capacità di interpretare il valore delle riforme. Riforme al passo coi tempi, riforme celeri e che siano comunque sempre di più vocate ad una realizzazione reale del concetto di legalità nell'ambito della società civile italiana. Ma anche con testimoni d'eccellenza come lo chef Cogliandro, che nella realtà del sud, in particolare Reggio Calabria, esprime attraverso la sua sapiente maestria nell'arte culinaria i valori di una gastronomia che sia anche espressiva dei valori proprio della dieta mediterranea, quella cultura del mangiar bene, del mangiar sano come risorsa essenziale del made in Italy. E quindi attraverso il premio, ma attraverso anche l'indicazione e la proposizione di candidature, abbiamo sempre con Italide inteso condividere ancora una volta quelle sinergie che per noi sono una prassi operativa, sinergie per costruire un'Italia che oggi più che mai deve guardare al futuro con una consapevolezza ed un rigore ulteriore. C'è più bisogno di ieri, di imprimere rigore ad una fase che non vede soltanto l'imperversare di una crisi economica, ma anche e soprattutto valoriale. C'è molta solitudine, c'è un vuoto, diciamo, di speranza, e quel che di più dispiace è che i nostri giovani non hanno dei riferimenti. Il premio Vis Giuridica e Vis Giuridica Creativa hanno sicuramente il compito di appello, il monito ed il testimone a proseguire una marcia verso una visione diversa dell'Italia, l'Italia a cui noi guardiamo con il nostro istituto e che rappresenta un momento imperativo categorico da sottoporre alle coscienze di tutti. E questo è molto bello. Dal palco si è fatto appello alla comunicazione di squadra, a quando le associazioni collaborano tra di loro, ma soprattutto quando le persone sono sinergiche tra di loro. Questo connubio d'eccezione tra Antonella Sotira e Antonella Freno è risultato vincente, quindi possiamo dire, Antonella Freno, che i valori di legalità, giustizia ed etica cucina siano stati conclamati questa sera qui al Crown Plaza attraverso il premio? Soprattutto solennemente sanciti dalla presenza del nostro autorevolissimo sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Ferri. Qui va il nostro affetto, la nostra stima, soprattutto anche la fiducia, perché da uomo della magistratura sa che la legalità deve essere una pratica di vita e che la cultura è l'elemento di base per l'affermazione della vera e propria pratica di legalità. Siamo, come dire, onorati della concessione di questo patrocinio,
che rappresenta ancora di più una marcia a fare meglio, a fare insieme, con Antonella Sotira e con persone come anche lei, dottoressa Nata, c'è il piacere, la voglia, l'entusiasmo di sancire ancora una volta l'idea che l'amicizia si costruisce guardando attraverso gli occhi le speranze che vivono in ognuno di noi. Grazie, e qui abbiamo il simbolo per eccellenza di giustizia e legalità, ovvero il premio.